Puntata numero 1 di Old Wild Basket, benvenuti nella sala stampa, Cacco, benvenuti del Palaconad e benvenuti in compagnia dell'assistant coach della Pallacanestro Trapani, Jemoli. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao, grazie. Ti tocca fare subito questo esordio. Sì, questo esordio, perché ricordiamo che la puntata 0 era una bella chiacchiera tra me e Gianluca Tartamella, invece oggi cominciamo seriamente a parlare di pallacanestro con chi seriamente di pallacanestro se ne intende. Matteo, prima stagione a Trapani, ormai è qualche mese che respiri l'aria marittima di Trapani, insomma, prime impressioni. Ma per quanto riguarda l'ambientamento, super. Ormai sono qua da inizio agosto, perché all'inizio il campionato deve iniziare molto prima, quindi sono arrivato con un bel po' d'anticipo e niente, mi trovo molto bene. È una città a misura d'uomo, perché in 5 minuti sono dappertutto. E quindi mi trovo benissimo. Hai già fatto il giro di tutti i ristoranti? O stai... Sì, devo dire che soprattutto i primi tempi, dove ogni persona che incontravi ti diceva: no, ti devo far provare questo, ti devo portare a fare questo. Sì. La tua cosa preferita da mangiare, la diciamo subito? Vado matto per il pesce. Ok. Quindi pasta busiate col pesce. Vabbè, perché a Varese è il pesce. A Varese no. Cominciamo da Varese, andiamo un po' indietro e parliamo delle origini di Matteo. Insomma, tu sei giovanissimo, diciamolo, ancora non hai manco 30 anni, no, sei un 26. Fiore, un fiore, 26 anni per Matteo, già grandi esperienze, aveva già fatto l'esperienza con Ugo Ducarello e Ugo quest'estate poi ha deciso di portarlo qui a Trapani. Quando e dove nasce la tua passione per il basket? Ma nasce dal fatto che ho giocato a livelli abbastanza bassi, insomma, fino a Serie C massimo. Quindi non eri fortissimo, no, non ho detto fortissimo. Mi butto da questa parte. Infatti, per amore del mio sport è meglio che inizio a fare qualcos'altro. E ho iniziato subito a 16 anni con la classica squadretta del mio paese, i ragazzini. Sono andato avanti, sono riuscito a entrare nelle giovanili di Pallacanestro Varese. Ho fatto 2 anni lì. Nel frattempo poi mi sono appassionato molto a quello che riguarda i video, tutto questo lavoro qui, e fin quando c'era coach Pillastrini, che è, diciamo, il primo che sono riuscito a seguire direttamente nel lavoro proprio di scouting. E poi l'anno dopo lui che andò via, resettarono completamente lo staff tecnico e un pomeriggio mi chiamarono in sede e mi hanno detto: se ti proponiamo di fare il terzo allenatore in Serie A, cosa ci dici? Un attimo che ci penso. Sì, ho detto un attimo che svengo prima, poi sono rimasto un po' scioccato e poi è stata un'esperienza che è durata 7 anni molto belli a Varese, in cui siamo riusciti a raggiungere anche dei buoni obiettivi, perché un anno abbiamo vinto la regular season, siamo arrivati in semifinale scudetto. Ce lo ricordiamo. Esatto, abbiamo perso una finale di Coppa Italia. Ce lo ricordiamo. E quindi alla fine anche con buoni risultati, poi essendo la squadra della mia città era anche una cosa in più, è una soddisfazione in più, perché chiaro, quando riesci ad allenare la squadra della tua città... Insomma, quello che sta succedendo a Ducarello adesso. Esattamente, quello che sta succedendo a Ugo è una soddisfazione ancora più grande e fare bene. Prima di premere il tasto dolente Tortona, vogliamo spiegare in 2 parole qual è il ruolo dell'assistant coach? Perché molto spesso non si capisce bene, però in realtà è un ruolo molto delicato, perché da una parte c'è tutto il lavoro che adesso Matteo ci racconterà di scrivania, di computer, eccetera, eccetera. Dall'altro invece il ruolo molto più psicologico, che è quello di collante tra la squadra e l'allenatore. Insomma, quando un giocatore non è molto contento, prima di andare dall'allenatore passa attraverso di te, quindi lo spieghiamo bene. Sì, è un ruolo, appunto, come dicevi tu, c'è una parte che riguarda lo studio degli avversari, la preparazione della partita che facciamo insieme a Ugo, ci guardiamo le partite, cerchiamo di capire come fare ad attaccare gli altri, come gli altri ci possono attaccare e studiare le caratteristiche. Tirar giù i giochi avversari. Esatto. Olè. E oltretutto in questo lavoro ci danno una mano Daniele e Fabrizio, che così ci suddividiamo il lavoro. Mentre poi c'è la parte in campo che riguarda il lavoro individuale e poi logicamente gli allenamenti del pomeriggio, dove Ugo è la figura principale
e deve allenare appunto la squadra, e il ruolo del vice allenatore è quello di affiancarlo, per esempio se lui guarda aspetti dell'attacco, gli altri tu guardi esattamente l'aspetto della difesa, magari dare lui da delle, cioè ferma l'allenamento e dice Gianluca devi fare questo, magari il ruolo del vice allenatore è dare una cosa flash, o guarda Gianluca fai questo qua, boom, senza stare a interrompere l'allenamento, perché questo è compito del capo allenatore. Insomma, l'hai spiegato benissimo. Esatto. Adesso però il tasto dolente bisogna premerlo. Prima di parlare della partita, insomma, contro Dertona, andiamo a vedere gli highlights, così poi commentiamo insieme. Insomma, quando si parla della sconfitta contro Dertona Basket, si parla di una sconfitta meritata, una partita in cui abbiamo completamente inseguito praticamente per tutti i 40 minuti, alcuni flash iniziali importanti, penso ai canestri di Tommasini all'inizio, e adesso poi commenterai tu un altro spunto importante, quello che Mace comunque ha messo minuti partita nelle gambe, perché ormai, visto che persa per persa, almeno abbiamo provato a dar minuti nelle gambe a Kedrick, che si è unito alla squadra per la prima partita, insomma per la prima volta. Che partita è stata quella di Tortona? Io mi piacerebbe scenderla in due parti. Bene. La prima è sul live, mentre eravamo lì e stavamo giocando. Poi è finita la partita ed è finita come tutti sappiamo, logicamente il senso di scoramento, nel Chiaro. Senso di aver comunque preso 20 punti, di aver fatto fatica, nel secondo tempo siamo andati un po' ognuno per gli affari suoi, e questo ti lascia un amaro in bocca, logicamente, come ogni sconfitta. Poi riguardando la partita, come ci succede sempre a lunedì, devo dire che soprattutto nel primo tempo, per almeno 16 minuti, abbiamo fatto una buona partita, secondo me. Poi ci siamo persi gli ultimi minuti del secondo periodo, dove comunque loro ci hanno cominciato a metterci le mani addosso e noi siamo andati un po' insieme. E lì siamo andati sotto di una decina di punti. E poi l'inizio del terzo quarto non bene, perché loro hanno continuato a pressarci, a mettere le mani addosso, e noi non siamo riusciti a reagire. Però diciamo che per metà partita più o meno abbiamo fatto le cose che ci eravamo prefissati ed eravamo ok sotto, ma di 5-6 punti, e ci sta, perché Tortona è una più che buona L'avevamo squadra. L'avevamo già detto nella presentazione. Esatto, e su un campo comunque complicato, e onestamente io non prevedo il futuro, però molte squadre secondo me cadranno a Tortona, perché è una buona squadra. E l'unica cosa, appunto, è, non si può far altro che rivedersela, capire quali sono i punti dove abbiamo sbagliato e cercare appunto in settimana, durante gli allenamenti, di migliorarli. Altri due colpi di tosse, così ti passa, nel frattempo vado io. Ho fatto due giorni al nord,
Vedi, ti fa male il nord, te lo dico. E poi avevamo detto prima un aspetto importante, positivo, è stato appunto l'inserimento di Mace. Ovviamente non è che non è una delle sue partite che ricorderemo, detta così, ma ci può anche stare perché il ragazzo insomma, non aveva mai giocato con i compagni avevano ormai creato un equilibrio senza di lui, diciamolo, e adesso invece il compito delicato è di Matteo e di Ugo sarà quello di inserirlo proprio nel ritmo partita e insieme con i compagni. Assolutamente sì, finalmente siamo riusciti a metterlo in campo perché vederlo lì sempre come una barca al porto, siamo riusciti a metterlo in mare. Anche se ovviamente non era la partita più semplice perché è entrato, il ritmo era di una partita molto alta, lui sostanzialmente fermo da un mese, è logico che ci fosse stato un altro tipo di partita, era più semplice. Però intanto ha cominciato a toccare il campo, a giocare con i compagni e sicuramente dalla prossima domenica, dalla prossima ancora, insomma, lo rivedremo. Un giocatore importante. E in realtà, insomma, quello che noi abbiamo visto qui al palazzetto contro Omegna, l'avevamo detto, era stato un 50-50. Un 50 il demerito di Omegna che non era riuscita completamente ad entrare in partita, dall'altro il merito di Trapani che aveva comunque gestito la partita, era riuscita a tenere il suo ritmo, a portare a casa una vittoria molto importante. Due partite completamente diverse. Eravamo l'Omegna della domenica di prima, quasi, insomma, siamo un po' stati lì. Bisogna sempre, come dici tu, trovare i meriti degli altri e giustamente riconoscerli e dei meriti nostri che ci sono stati, perché sennò altrimenti il basket è uno sport crudele, è uno sport di errori, però chi ne fa meno vince di solito, quindi vuol dire che ne abbiamo fatto uno di troppo. Hai ragione, e questo non bisogna più farlo, no. Matteo, mi raccomando. Allora andiamo a vedere la top 10 di questa giornata di campionato e poi torniamo qui sempre con Matteo Iemoli. Tornare proprio da Hart, cambio accettato da Parks, tripla da lontanissimo, gran canestro di Hart. Lo cancella Damien Hollins. Errore per Lowers. E altro contropiede per Treviso, autostrada verso il canestro, la Marshall Corbett. Il momento Gandini sembra poter tenere, ecco qui che Zaharieff lo batte facile. Schierata la difesa Bondi, Frassinetti, gran palla per Packer. Step out e questo Moretti va a dimostrare con la schiacciata di Matteo Negri. Rimbalzo in attacco di Corral contro Totè e schiacciata di Okoyer. Fantinelli che può correre il campo, alta per Powell, Marson Powell, the bomb. Era la top 10 della seconda giornata di A2 Ovest, ovviamente non ci siamo né noi né Tortona e quindi scusami Tancredi, ero affascinata da Dario. E quindi torniamo, insomma, chiudiamo la parentesi Tortona, perché ormai i ragazzi sono tornati al lavoro, l'hanno archiviata, hanno rimuginato sugli errori, ma hanno preso le cose positive da portarsi praticamente domenica qui alle 18 al Pala Conad, perché arriva la Tina. Stai preparando la Tina, stai studiando, ormai noi siamo a venerdì sera, saprai perfettamente chi è la tua avversaria, insomma, mi dici qualche caratteristica di chi andiamo ad affrontare? Ma la Tina è sicuramente una squadra molto aggressiva,
arriva da una vittoria contro Rieti, caratterizzata da un avvio sprint, sono partiti veramente fortissimi, salvo poi andare avanti, rilassarsi un pochino e hanno rischiato di perdere perché Rieti ha tirato poi per vincere. È una squadra che si fonda sull'atletismo di Mosley, che è il loro centro, che ben conosciamo, che in queste prime due giornate è stato uno dei migliori giocatori dell'intero campionato. E poi ha nel loro numero 3 Stambeck, un giocatore con un ottimo tiro da 3 e un palleggiare ste tiro. Sono giocatori che se entrano in ritmo con magari canestri facili, poi riescono a fare anche quelli difficili e diventa un problema. Sulla carta, com'è che li fermiamo questi qua? Sulla carta bisogna soprattutto stare attenti all'inizio di partita, quindi dovremo avere un approccio non soft. Per non fargli prendere fiducia. Esattamente, per non fargli prendere fiducia, perché è una squadra che tira molto da 3 punti, quindi se prendono fiducia con canestri aperti, con tiri aperti, poi riescono appunto a fare anche quelli difficili. E noi questo non lo vogliamo. E questo non lo vogliamo sicuramente. No. E d'altro canto noi attaccarli con le nostre armi che sicuramente abbiamo. Quali sono le armi più forti che abbiamo? Perché ormai 2 partite, abbiamo visto un precampionato, insomma abbiamo un po' cominciato a conoscere bene i protagonisti di questa pallacanestro Trapani di questa stagione, giocatori molto diversi, però molto eclettici. Esatto. E mi viene in mente uno su tutti che è Viglianisi, che lo metti da play, gioca da play, da guardia, gioca da guardia, è un'ala piccola, insomma, grande Kenneth, Kessa che fa la guardia ma può fare anche il play, insomma tanti intercambiabili. Esatto, questa duttilità deve essere un punto di forza per noi, per non dare all'avversario punti di riferimento sia interni che esterni, ma trovare nel corso della partita protagonisti diversi. Un campionato che ha preso il via, insomma, soltanto da 2 giornate, che ha visto tante favorite. Mi viene in mente Roma, che in questo momento è ancora ferma, così, insomma, dopo una retrocessione ci aspettavamo forse qualcosa in più, magari avvio di questo campionato, invece ancora ferma. Abbiamo detto Tortona, come hai detto tu, tante cadranno su quel campo, però ci sono, secondo te, delle favorite, alcune, vabbè, che guardi e dici, questa... Ma sicuramente Fiorentino, Scafati e Reggio Calabria sono le mie 3 che sulla carta sono le più forti. Adesso ti faccio una domanda, perché io guardando i roster delle altre squadre questa domanda viene molto, cioè, mi viene sempre in mente, no? Guardando Reggio Calabria ad esempio, allenata da un allenatore che noi conosciamo molto bene, che è Giovanni Benedetto, guardo il roster e vedo molte prime donne. Come si gestisce una squadra con tutte non è, queste non è semplice, non è semplice secondo me, soprattutto perché sono anche giocatori esperti, quindi con un certo peso sia in campo che nello spogliatoio. Però sono il vantaggio di avere giocatori esperti e anche che puoi permetterti di dire una cosa e sai che loro la capiscono. Quindi ti possono dare una mano su quanto riguarda l'esperienza, che è una cosa che non è che puoi allenare. O ce l'hai o appunto te la devi fare. Quindi avere in squadra giocatori del calibro di Mordente, che ha giocato X anni in Serie A e in Nazionale. Qualcosa ha fatto, dai! Diciamo. Esatto, Spinelli, che ha giocato tanto tempo in Serie A, Crosariol. Altrettanto. Gli americani, tra Freeman e Brackins, sono 2 che hanno comunque già giocato in Serie A. Credo che sulla carta hanno allestito un'ottima squadra. Noi abbiamo un po' fatto anche questo, perché se mi viene in mente, tu dicevi nomi del genere, Filloi è ovviamente capitano anche per quello, no? Perché è un uomo d'esperienza, un uomo che fa gruppo, e poi vabbè, Andrea via via è cresciuto, ormai è il 3° anno a Trapani e lo possiamo considerare un uomo di esperienza, anche se giovanissimo, il nostro è un mix ben amalgamato. Questa era l'idea di Ugo Estiva, perché c'era questo mix appunto tra giocatori che hanno fatto bene già in Lega 2, giocatori che arrivano dalla 1 come Massimo Chessa, Tommasini, Ganeto, che è stato in Chiaro. Serie A l'anno scorso a Napoli, ma ha già una certa esperienza, Andrea che è qua ormai il 3° anno qui. In più c'è questo mix di freschezza, come si diceva prima, l'emblema è Viglianisi, che entra, porta energia, porta aggressività
e diciamo questo equilibrio tutto insieme a Damien Filloi, che è il nostro capitano e faro, che lui sa sempre quello che deve fare, fa sempre la cosa giusta al momento giusto. Gran giocatore. Oh, l'ha descritto benissimo questa squadra, meglio non si poteva fare. Vabbè, ovviamente ci lavori tutti i giorni, poi fai video, poi studi, cioè li conosci meglio delle mogli, delle fidanzate, cioè tu hai un valore aggiunto. Quello che sta a Jemoli non lo sa nessuno. Ok, quindi non ti faremo svelare se ci sono, perché questo ce lo scansiamo. Invece quest'anno, oltre a questa cosa qui che hai appena detto tu, che parliamo dal punto di vista tecnico, sono tutti dei bravi ragazzi. Sì. Sì, assolutamente, ed è una cosa su cui Ugo ha puntato molto, perché... È vero, nella conferenza stampa iniziale l'aveva detto, esatto. Scelto dei bravi ragazzi. Sì, poi sono... ogni tanto sono veramente... mi piace ascoltare le conferenze degli altri allenatori, ma anche di altri sport, e tutti dicono, prima vengono gli uomini, poi i giocatori, sai, le solite frasi fatte. È vero. Però veramente quest'anno quello che ha detto Ugo è vero, posso confermarlo. Perché veramente è un bel gruppo con cui lavorare bene. Un esempio è stato il precampionato, che un giorno si è fermato Meis, è rimasto fuori un sacco, un altro giorno si è fermato Tommasini, poi magari si è fermato Chessa, poi si è fermato, ogni giorno c'era qualcosa, e comunque i ragazzi a turno, uno era fermo, ma gli altri ci davano come delle bestie. Invece in altri gruppi così, magari se uno si ferma, l'altro dice vabbè, se fermo lui perché devo farmelo io, esatto, il mazzo. Tirava un po' indietro il... Esatto, invece i ragazzi sono veramente super, quindi tanto di cappello, ed è un piacere lavorare con loro. E com'è lavorare con Ugo? Tu ci avevi già lavorato, vedi qualche differenza rispetto a Varese, averlo qui a Trapani, che è casa sua? No, ma sempre uguale. Sì, sotto il punto di vista del basket, la pensiamo su alcune cose in maniera uguale, su altre diverse. Dov'è che vi differenziate? No, magari su alcuni attacchi. Okay. Lui preferisce determinate cose. Tu sei più aggressivo o più soft? Più soft. Too soft. Sì. Però magari però è logico che ci si compensa. Chiaro. E anche il bello di essere un po' diversi, sennò uno dice sempre di sì e uno dice vabbè, allora... Uno yes man non ne abbiamo bisogno. Esatto. È chiaro. E sotto il punto di vista extra basket è logico che il ruolo di capo allenatore è diverso da quello di vice allenatore, come l'ho conosciuto io l'anno scorso, e quindi logicamente si sente più responsabilizzato, e a maggior ragione a casa sua ci tiene a far bella figura, mille volte di più a far bene. È vero. Quindi lo capisco. Siamo quasi in chiusura, mi sa, datemi un cenno. Sì, praticamente siamo in chiusura, quindi andiamo a chiudere, ovviamente andiamo un po' a scavare. Alleni tutto il giorno, la mattina ti svegli, pensi alla pallacanestro, lavori fino a tarda notte a guardare le partite di pallacanestro, poi se ne fanno anche una su Sky e ci si guarda le partite di pallacanestro, sempre si vive di pallacanestro. E avrai un po' ormai, dopo tutti questi anni, capito insomma cos'è che dà soddisfazione e cosa non ne dà. E quello che mi chiedo, Matteo Jemoli si ritiene soddisfatto quando? Va parlando di basket? Sì. Beh, logicamente quando vinci la partita la domenica. Okay. Credo che quello sia la cosa migliore di tutto. Anche se giochi male? Anche se giochi male, anche adesso se... Adesso va, no, basta! No, va. Anche se vinci di uno all'ultimo secondo, anche se... Di tabella! Di tabella, da tre punti a centrocampo, tutto. No, sei soddisfatto quando personalmente ci sono delle persone, Ugo in primis, quando mi ha proposto di venire qua, che considerano il tuo lavoro, il modo in cui ti poni, il modo in cui lavori, e sei rispettato in quello che fai. Mi piace quando sono venuto qua, ci sono state persone che mi hanno telefonato e ho detto cavolo, complimenti, vuol dire che stai facendo bene il tuo lavoro, oppure quando magari finisci un allenamento individuale il giocatore ti dice cavolo, grazie, questa cosa che mi hai detto, questa cosa che mi ha fatto fare, sento che mi ha migliorato, quindi a me va bene così. Poi logicamente la massima soddisfazione è vincere la domenica, perché
volenti o nolenti, per questo ci, per questo, questo è il nostro lavoro, insomma. Mi sento soddisfatta invece io di aver fatto questa domanda, perché hai risposto Grazie. Benissimo. Invece nella vita in generale cos'è che ti dà soddisfazione? Cosa piace a Matteo Iemmoli? Ma fuori dalla pallacanestro non è che faccio molto. Anche perché ci avrai mezz'ora. Esatto. Non è che... Esatto, però no, nel tempo libero, diciamo, quello che mi piace qua è che ho trovato... molto bello qua è il paesaggio e stare fuori, quindi magari appena posso nel giorno libero vado fino a Torre di Ligny e stai lì, ti guardi il tramonto, torni a casa e sei in pace e sei in pace con te stesso e sei a posto. Infatti ogni tanto mando le foto ai miei amici di Varese che sono a 10 gradi e così, e dici che è una bella fortuna lavorare in un posto del genere anche fuori dalla pallacanestro, logicamente. Siamo d'accordo con te, è stata bellissima questa intervista, posso Grazie. Dirtelo? Una bella puntata. Adesso se volete rivedere Matteo tutto bello vestito, domenica alle 18 contro Latina qui al Palacona, vi raccomando, appuntamento fisso con la Pallacanestro Trapani, imperdibile, perché poi arriviamo via via fino a Siena, addirittura una diretta Sky in un orario improbabile, ma non fa niente, non mangeremo per guardare la pallacanestro, questo e altro. Grazie Matteo. Grazie a te. Però devi dire una cosa finale, devi dire Old Wild Basket, devi chiudere tu. Vado? Sì. Old Wild Basket. Bravo.